Benvenuti in questo nuovo video, torniamo su Goose Goose Duck. Non lo so quanti ne faremo, vediamo quanto vi piace, però oggi proviamo qualche ruolo custom. E nello specifico abbiamo il becchino. Può investigare sui cadaveri il becchino. È bello però. Carino. E abbiamo il dodo. Il dodo praticamente vince se viene votato. Quindi qualcuno farà il pagliaccio, penso sarà Kendall. No, Kendall mi sa di becchino in realtà. Non si sa perché prendo sempre, vabbè. Marito. Scusami, ti votano sempre, almeno sfruttalo questa volta. Ti votano? Sei tu che mi voti e mi ammazzi. Io non ti ho mai votato in vita mia. Ma per piacere, guarda. Non sono io. Vabbè, allora scrivo a mio zio e ti faccio mandare dal gioco. È vero che tuo zio ha fatto questo gioco. Tra l'altro sapete che potremmo mettere anche delle modalità particolari, tipo la modalità draft. Puoi startare. No, non facciamo cose strane. Vabbè, iniziamo. Andiamo. Giochiamocelo così. Next episode. Ho sentito un verso che potrebbe nascondere tante informazioni. Guarda che mi ha copiato i vestiti, Steph. Ma perché sei vestito alla medievale? Guarda, sì. No, stupido. Tu sei un pirata. Nello scorso video mi hai rubato i vestiti e oggi pure. Dovresti litigare per i vestiti. Comunque, ragazzi, imbarazzanti siete, veramente. Non devo fare le tazzine di Carly. Beh. Le ho fatte anch'io quelle tazzine. Dai, Carly, come cavolo si... Le devi riempire. Okay. Me ne fai una, per favore? Sono solo quattro tazzine. Come si fa la libreria, raga? Ma la libreria come si fa? Comunque, raga, in sto gioco sono veramente non fortunato di più. Ma cosa sto facendo, raga? Ok, l'ho fatto... Mi sembrava fosse giusto... Bene. Chi ha preparato la cena? Stavo morendo di fame. Stavo per fare una kill. Benissimo. Io stavo per fare una kill, comunque, vabbè. No, Kendall, non lo dire. Come si vota? Posso chiedere di votare Kendall dato che ha il mio stesso vestito? No, dai, ragazzi. No, come si vota, io non l'ho mai fatto. No, basta. Io voto Steph perché dice di avere lo stesso vestito di Kendall. Ragazzi, vi giuro, spiegatemi come si vota perché non me lo fa fare. Non glielo spiegare, non puoi, tipo ad adesso, vedi la barra in alto? Ora puoi votare. Ora clicca su Steph, vedi? Ah, posto, fatto. Dai, mi avete eliminato, vero? No, io sono palesemente morto e vi odio tutti quanti. Io non ti ho votato. Tutto a posto. Io ho votato Steph. Siete stati bravi, ragazzi. No, l'ho votato io, Steph, raga. Infatti. Grazie. Che ti dai la colpa a noi, ma è sempre Marci che ti va. L'odio, eh. E lì con i bastoncini nei fuochi. Ma raga, mi stavo facendo una kill. Avete chiamato la cena tipo prima. Boh, vabbè. La bambola voodoo di Kendall. Stavo facendo la kill. Sicuro. Devo pulire il tappeto. Toglietevi tutto. Pedro. Ma perché, raga, mi spiegate perché è andata famosa Pedro? Perché davvero non me lo spiego. Per me è una cosa inspiegabile. No, devo rifare il quadro. No, dai, basta. E basta però. Bene, andiamo nel cortile, dai. Nel cortile ci sarà sicuramente un po' di follia, di sana follia da fare. Cos'è sta fontana? Ok, bisogna tirarle via, tipo. Ok. Mamma, ma questa... Ma facilissimo! Ok. Ok, c'è Fere lì. Ciao Fere, cosa stai facendo? Sta provando a fare la musica, Fere. Ah, dove devo andare in lavanderia in alto? No, di qua non si va. Da che parte si va in lavanderia? Allora, il problema è che non ci sono le porte. Non ci sono le porte, qual è il problema? Ok, e qui dove dobbiamo andare? Ok, lo specchio, dopo dello specchio. Ok, anche qua bisogna tagliare. Tagliamo anche qui. E mamma mia, ancora un altro dipinto, ma basta! Sound resumed. What? Perché praticamente c'è un tot di missioni che dobbiamo fare. Non dobbiamo farle tutte. Ed è decisamente troppe poche. Io sono le impostazioni base del gioco. Ma ci sono i ruoli? Comunque avevo fatto bene a votare Zaxxon. Ragazzi, sono il becchino. Sono il becchino, raga. Adesso mi sono preparato anche i tasti decentemente, perché sul tab era veramente fastidiosissimo. E non ho ben capito per il becchino cosa devo fare. Cioè, ok, sì, sono il becchino e... Ma devo pulire il cesso? Ah, ok, bastava fare così. Non stavo capendo, raga. Non avevo inteso cosa dovessi fare. Io però vorrei trovare un cadavere. Cioè, se trovassi un cadavere potrei indagare su di lui. Però se non ha un ruolo fondamentale, alla fine, cioè, cosa... Cioè, non capisco, sinceramente. Vabbè, non capisco il senso. Perché alla fine, sì, ce n'è uno che muore... Io indago su di lui e poi nulla. Qui c'è un'altra... Ma ancora questo devo fare. Ah, ok, c'era un'impronta digitale. Perfetto, solo che mi hanno chiuso le porte, mi sa. Eh sì, mi avete chiuso le porte, maledetti. Aprite la porta, maledetti. Oh! Che devo fare qua, eh? Ho capito. Devo andare sulla D. Ok, seleziona. Perfetto. Devo spegnere il fuoco, raga. Però qua mi ammazza qualcuno, sicuro. Ok. Fatto. Ok, c'è un cadavere.
Sound resume. Ragazzi, ragazzi, io potevo capire chi era. C'era il becchino, mannaggia non a voi. Non dovete segnalare. Non dovete segnalare, dovevo andare a indagare sul becchino. Allora, però scusatemi, io ero in mezzo al fuoco. Ok. C'era Kendall, c'era Marci e c'era Nico. E c'era anche Fera che è morta che arrivava da giù con me. Ok, però quindi possiamo dire chi è safe. No, no, è per dire chi è safe 100%. Chi è safe? Jackson, giusto? E Caprona? E il Caprona dov'era? Io stavo ballando col megafono. Me la dice lunga. È vero, ce l'ho vista io prima. No, Caprona era in fondo verso quindi il pianoforte. Quindi possiamo essere solo io, Kendall, Marci, Nico, giusto? Marci è il becchino. No, Steph, e io e te. Steph, io stavo spegnendo le fiamme, ho salvato l'incendio. Lo so, caro, ma possiamo dirlo tutti questa cosa. No, tu mi hai visto andare nella stanza, eravamo insieme. Io ma ti ho visto, ma non, col fumo non posso essere sicuro che tu non fai la kill. Ma io ho spento io l'incendio. Io so chi è. Anch'io so. No, non mi dite che è Steph, raga. Mi avete rovinato la roba da becchino e vi ammazzo. Non è Steph. Colpo di scena. Non è Steph. Andrà in un posto migliore. Se lo dice Kendall che non è Steph, ci potete credere. Era Steph. Siete dei dannati maledetti. Steph, è giusto? Che kill banale. Dai, Non riesco ad usare le emergenze di questo gioco. Lo so, è difficilissimo. Nuova mappa per noi. Che carina questa mappina, raga. Questa sembra veramente interessante. È tipo, una zona tutta distrutta. Non so neanche dire. Ah, ok, cosa devo prendere? Le api? Non devo prendere tutte le api? Ah, ok, figo. E qui che devo fare? Non penso di aver capito, raga. A score 10. Quanto devo fare? Ah, vanda. È un parco giochi, raga. Praticamente dobbiamo fare sempre i giochi. E qui? Che devo fare? Ah, ho capito, ragazzi. No, ci ho messo 2 secondi a capire cosa dovessi fare. Ma alla fine ho capito. Bisognava lanciare queste cose qua. Cioè, comunque non è. Sembra facile, ma non lo è così tanto, raga. Cosa devo fare qua? Allora, ok. Ah, ok, qua mi faccio tipo il. Dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare del fatto che non sto capendo un tubo praticamente. Io che è comparso Steph adesso. Ragazzi, scusate, ma io ho cliccato su un'anatra che aveva i palloncini e avendo scritto dobbiamo parlare. No, sono stato io, ho chiamato io l'emergenza. Non c'entra nulla. Ok. E scusa, è l'anatra con cui ho parlato? Era un'anatra, ragazzi. Era un'anatra con cui ho parlato. Cioè, spero che ci hai fatto amicizia. Carly, sei ubriaca. Carly vede le anatre con i palloncini. Esiste. Io dici. Voglio dire una cosa. Io so chi è l'assassino perché me l'ha detto la sfera di cristallo magica. Ma non reporterò nessuno in questo round. Poi era Carly ubriaca. Ok, Kendall è il dodo, si vuole far votare, palese. Esatto. No, io vi voglio dire una cosa che mi sono indicato di avvisarvi. Non c'è il becchino, c'è la celebrità. Se siete celebrità e morite, venite avvisati da tutti. Se tipo vi viene detto è morto quello. Cos'è questo? Qua verremo bruciati se veniamo votati. Ah, ok, perché non c'è più la bista. Certo. Le morti sono sempre allegri. Una coscia d'oca poi. Oh, là, andiamo, vamos! Io faccio direttamente la missione qua in basso. Che devo fare qua? Allora, oddio. Ah, devo cercare questo. Devo cercare questo. Poi devo cercare questo. E poi devo cercare questo. Ma no, ragazzi, ma che è sta missione? Preferivo un po' le altre rispetto al circo, posso dirvelo? Parco giochi circo, preferivo l'altro. Devo fare qualcosa qui. La devo beccare solo quella così. Eccola. Carino. Questo era bello, dai. Questo era carinissimo. Devo tornare un attimino a fare questo qua. Qua devo farmi tipo più muscoli possibile, penso. E poi penso che in base a quanti muscoli mi sono fatto, devo fare il colpo lì. Vediamo. E basta? Ma davvero? E che diamine, però. No, vabbè, ragazzi, Power Wash Simulator. Power Wash Simulator siamo diventati. Ho fatto 7 missioni per adesso. Non ho ben capito come funziona, però penso che più missioni fai, più... Vabbè, chiaro, sto dicendo una cosa normalissima, ragazzi. Abbiamo vinto! Le task sono troppo facili, come questo 8 task, mi sa che bisogna fare 7 task a testa, bisogna fare, tipo... Sono una celebrità! Ora tutte le oche verranno avvisate quando sarò morto, ragazzi. Che cosa un po' brutta, come un po' macabra, anche se posso dire la mia. Però dai, va bene. Allora, tecnicamente, per fare... Io vorrei capire la roba della che ha fatto Kendall. Prima lui praticamente ha detto che ha usato una sfera di cristallo per capire chi fosse. Ok, Emo? Ah, posso tornare dopo perché mancano 47 secondi. Chiaro, meno male che me ne sono reso conto, perché... Insomma... Ok, qua freccettina. Olè! Ah, qua devo cliccare, che stupido.
Mamma mia, ragazzi, mostruoso sto ragazzo, mostruoso. Loading, ok, sto praticamente facendo ripartire tutto. Bene, molto bene. Oh, madonna mia. E questa papera qui? Ma che spavento, raga, l'avete vista? È un colpo, mi ha fatto venire. Ok, questo qua, che devo fare? Ok, ce l'abbiamo fatta. Bisognava far solo partire il motorino, praticamente. Vorrei capire la sfera di cristallo che ha fatto Kendall, però è incredibile quella roba lì, raga. No, raga, non ce l'ho fatta. Devo rifa. Raga, ma quanto devo tirarlo in alto? Ok, era così semplice. Che stupido, raga. Ok, ce l'abbiamo fatta, meno male. Un'altra cosa, ok. Eccolo qua. Fatto un altro. Oh, eccolo qua. No, ragazzi. Sono morto, mi hanno ucciso. Tutti lo sanno adesso. Ok, ho chiamato l'emergenza perché è morta la celebrità. Marcerà la celebrità, ragazzi. Grazie, raga, grazie. Famoso. No! Volevo che lo sapessero tutti, raga, grazie. L'abbiamo saputo tutti. Io ho parlato con un oca pagliaccio questa volta. Ma ha urlato, cosa l'hai fatto? L'hai staccato il collo. L'oca pagliaccio? Sì. Davvero urlato? No, non l'ho sì. sentito. L'ha fatta arrabbiare. Non era Zexon, mi hai visto correre, ragazzi, eh? Sì, ti ho visto. Magica. Hai visto che ero incredibile? Fere, hai fatto la sfera magica, Aless. Sì, però secondo me fake. Non è fake. Ma Steph ha detto un'altra roba, l'ha fatto anche a lui. A me ha detto che è Nico. A me Marci. Vedi, no, Marci è morto, è fake. Io posso dirvi che sono il persecutore. Posso seguire le persone. No, ma ti ripeto, nel momento in cui ci ha detto due cose diverse, secondo me e è cosa fake. Puoi fare seguendo le persone? Ti dice quello che sono. Marci era la celebrità, Nico il persecutore, c'è anche l'assassino. Anche secondo me, però non dice che cos'è chi. Può essere. No, no. Ma non comunque... ti dice chi cos'è, capito? Esatto. Posso pinnare una persona e me la indica nella mappa. Però non so se morendo rimane pinnata. Nata o mi pinna il cadavere. Carino. Okay, carino. Carino. Invece Jackson ha visto che ero flash. Sì, tu hai fatto mezza mappa in due secondi. Devi girare la ruota. Chi ha votato? Perché? Ma che ho fatto io? Io ho skippato, guardate il mio schermo. Io ho skippato, ragazzi. Mi mando la clip. Anch'io ho skippato. Anch'io. Lo odiano gli altri, io no. Esatto, quindi non prendertela con noi, come sempre. Non mi ha beccato nessuno. Ma come cavolo hai fatto? Io andavo Nico, in giro, vi vedevo. Fere Queen. Nico. Steph si è ammazzato da solo nelle montagne russe. Io non ce lo farò. No, non lo sa nessuno. Non ho parole. Non riesco a prendere le montagne russe e vedo questa strisciata di sangue. Ho detto, ma è morto. Cioè, ma è stata assurda.